Italia-Austria termina con 2-1 questa partita di stasera, 26 giugno 2021, vinciamo ai tempi supplementari. Ho visto questa partita molto bene, primo tempo molto molto buono per l'Italia, secondo tempo in cui l'Italia secondo me ha perso colpi, non siamo riusciti a mettere in campo una squadra buona nel secondo tempo, però la vittoria è arrivata grazie ai tempi supplementari. Infatti nel primo e nel secondo tempo la partita è finita 0-0, tempi supplementari, due gol magnifici, uno a firma di Federico Chiesa e il secondo a firma del velocissimo Matteo Pessina. Il primo al 95esimo minuto, il secondo al 105esimo minuto. Ecco, io voglio dire una cosa molto semplice, ed è che questa Italia mi è piaciuta molto nel primo tempo, molto di meno nel secondo, ripeto. Nel primo ho visto un'Italia reattiva, un'Italia che ha fatto un sacco di tiri, bei passaggi filtranti, belle palle che potevano diventare palle gol. La vittoria è arrivata in mani dell'Italia, l'Austria fa soltanto un gol a firma di Sasa Kalajdzic al 142esimo di gioco su corner, su calcio d'angolo. Infatti la palla viene calciata sul corner, sul palo c'è un giocatore proprio costruito, sia Kalajdzic, che la butta dentro con la testa. Con la testa, fortunatamente, la butta dentro e la partita però finisce con 2-1. Italia vince, dunque siamo ai quarti di finale. Beh, iscrivetevi al canale Natore Italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto caro, al prossimo video, buona serata a voi tutti.